come sta? Piacere di vedere. Benvenuto. Buongiorno. Come sta? Piacere di vedere. La seguiamo? Assolutamente. Buongiorno. Qui serve un esperimento che lanceremo ora a maggio. Presidente, ministro, accanto al... Questa è un'ex struttura di Benavetti, poi del spazio. Piacere di vedere tutti. Presidente del Marcenter. Ciao, Leonardo, come stai? Buongiorno. Come sta? Lo scienziato del buco nero. Piacere di conoscere, davvero, un onore. Marcello Cioppo, uno dei soci di Ali e realizzatore della parte software del nostro sistema. E tutto il team. Buongiorno a tutti. I ragazzi che hanno realizzato questo esperimento. Piacere di conoscere. Il direttore. Buongiorno. Orme, Sale, Marco, Cioffi, Paolo. Andiamo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora il nostro tour incomincia qua. Buongiorno. Mi fa piacere se il professor Falco è il presidente. Qui parliamo di osteoporosi. Osteoporosi, ma la patologia anche sulla Terra colpisce tantissimi. Perché facciamo una sperimentazione nello spazio? Perché gli astronauti nello spazio si ammalano di osteoporosi. Perdono fino al 4% di calcio nelle ossa dopo 2 mesi. Infatti hanno notato che quando tornano da terra e escono dalla capsula non riescono a camminare. Ci siamo incontrati casualmente e data l'idea spaziale. Abbiamo unito le due cose, quindi lui adesso le usa brevemente. Carichiamo questi piccoli vetri delle cellule staminali, chiudiamo il tutto, viene messo in questo piccolo contenitore, tipo matriosca, poi viene messo in uno scaffale per 20 giorni di esperimento continuo. La cosa interessante è che noi poi possiamo fotografare il momento della formazione. Marcello Spagnuolo è causato anche dal stress ossidativo che danneggia le cellule. Abbiamo usato un fortissimo antiossidante, dove abbiamo cercato questi antiossidanti in prodottissima, puro, e abbiamo fatto gli esperimenti preliminari a terra, perché questo verrà fatto in contemporanea, nello spazio a terra. Bene, i risultati a terra sono estremamente incoraggianti, cioè riusciamo a ridurre lo stress che le cellule subiscono e quindi vediamo un po' cosa succede con i microgravitati. Questo che cos'è? Questo è un cilindro vuoto all'interno del quale verrà allocato questa struttura a castello. Questo no, nel senso che io vorrei dare merito ai ragazzi, perché qui sono lui, l'ingegner Cioffi, che ha lavorato al progetto, però... Quando il professore ha dato tutti questi requisiti biologici... Chiedere è facile. Chiedere è facile. I ragazzi si sono dovuti andare a progettare al CAD tutti dei sistemi. E quando dopo un mese torna, lo stacca, lo riporta e il professor Falco farà l'autopsia di quelle cellule per vedere quanto calcio è stato in qualche modo... tutelato. Il sottosegretario Tabacci. Sì, che è arrivato. Signori, usciamo. Se no facciamo un po' di assemblee, quindi alla questa patetina fa tutte le prove. Questo è l'hardware reale di volo che volerà, che sarà spedito. Proprietà della Nanorax sulla stazione. Conosco tutti, quindi noi vogliamo testare questi alimenti, chiaramente nell'economia circolare li cerchiamo. E quindi questo estratto viene formulato, quindi c'è una formulazione vera e propria che può essere assimilata sia dalle cellule normalmente, ma anche da noi. E questa formulazione sarà testata per comprendere se riuscirà ad attenuare lo stress che le cellule subiscono. La cosa interessante è che noi potremo fare... Dove andiamo? Vi seguiamo? Sì, prego, prego. Vi seguiamo. Ecco, andiamo verso... Bene. Buongiorno. 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 Professor Spagnuolo? Sì, prego. Questo è un prototipo. Il prototipo adesso sarà illustrato. Prego. Allora, questo è il prototipo della capsula Cadira. Cadira è l'acronimo di capsula di rientro atmosferico ed è stato un progetto cofinanziato dalla Regione Campania. Il progetto è stato portato avanti dalle società Ali, Space Factory ed il CIRA e si proponeva l'obiettivo di realizzare una mini stazione per esperimenti scientifici in microgravità. Serve a proteggere i sottosistemi della capsula durante le fasi di rientro e l'esito positivo di questi test ha fatto sì che queste tecnologie si siano portate ad un technology readiness level. Allora, che stanno nella cargo bay dall'attrito con l'atmosfera.
quindi è un ombrello di protezione termica che serve anche a decelerare, quindi arrivare a terra in modo da recuperare l'esperimento che l'astronauta... Oppure diciamo che è stato usato nella galleria del Cigna, sì. L'ovvero sta al Cigna ed è molto più complesso, questo diciamo è tuo okay. Dall'attrito con l'atmosfera, quindi è un ombrello di protezione termica che serve anche a decelerare, quindi arrivare a terra in modo da recuperare l'esperimento che l'astronauta ha messo a bordo. Immaginiamo cose più grandi. Forse una cosa che possiamo dire è che all'interno non c'è dell'elettronica, dell'avionica, perché comunica la sua posizione. E qui potranno toccare con mano uno spaccato della parte più importante della ricerca spaziale che esiste in Campania. Una tradizione che è lontana nel tempo, ma che per fortuna si mantiene ancora oggi molto attiva, molto alla frontiera dell'innovazione. E oggi avremo modo di illustrare loro alcuni esperimenti che ci porteranno su Marte, che ci porteranno sulla stazione sperimentale internazionale a sperimentare soluzioni per migliorare la qualità della vita e la salute delle persone. Parleremo di micro e nano satelliti che il Distretto Aerospaziale Campania ha progettato e realizzato, che ci consentiranno di vivere più tranquilli, più sicuri, di poter controllare la salute dei mari, delle coste. Quindi, in ultima analisi, la Campania, come dice il programma di questa giornata, torna a volare. Io penso che non abbia mai smesso di volare, ma che oggi piglierà un volo ancora più alto e ancora più bello. Dimostriamo che insomma, le cose si possono fare anche a Napoli Est, che purtroppo proprio stamattina è presente sulla stampa cittadina per dei gravi episodi della malavita organizzata. Invece questa esperienza che stiamo conducendo a Napoli, in questa vecchia zona industriale della città, è un'esperienza interessante che porta novità, porta tecnologia, porta scienza. E infatti noi questo evento l'abbiamo intitolato La Campania torna a volare, perché appunto stiamo preparando un esperimento sull'osteoporosi che mandiamo in orbita ad agosto di quest'anno, e l'anno prossimo facciamo volare questa aggeggio, questo paralume che sta alle mie spalle, che è la tecnologia Irene, una tecnologia per il rientro dallo spazio, che appunto farà il test di volo nella primavera del 2022. Qual è il modo migliore possibile per l'Italia di essere presenti e protagonisti? Esattamente con tutti gli elementi che avete visto oggi al Mars Center, e cioè giovani ingegneri, cioè entusiasmo, cioè competenza. Luogo di questa attività della società di cui sono intervenuto qualche anno dopo, perché prima facevo un'altra vita, insomma, e non in video. Non sembrerebbe, ma è difficile. Dell'innovazione, dove oltre ad ALI svolgono la propria attività la società Startup Space Factory, Enea, il Mars Center, come ho ricordato, e qui adesso ha aperto la sua sede anche una società bulgara, molto nota, microsatellite, tra altre cose. Noi abbiamo intrapreso, grazie anche qui ai politiche di internazionalizzazione che appunto sul piano delle politiche del rientro possono avere una loro validità. Normalmente siamo seguiti moltissimo in questi atti, come dicevo, agli avvenimenti politici e sociali, perché siamo lavoratori, imprenditori, manager, cittadini in una terra che ha bisogno di risorse, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di progresso, ma anche di tanta passione civile e di tanta solidarietà. Siamo spazio, ma siamo donne e uomini di questa terra. Tante competenze e tante funzioni d'uso, un vero e proprio asset del centro che ci consente tra l'altro di poter partecipare a programmi comunitari che prevedono la fertilizzazione incrociata tra settori diversi, come nel cluster dove è inserito lo spazio. Insieme all'informatica e all'intelligenza artificiale, noi queste cose le abbiamo naturalmente dentro, e quindi c'è un'osmosi che viviamo, realtà nazionale, ma soprattutto il cluster tecnologico nazionale di cui siamo membri, con cui pensiamo di poter contribuire all'attività anche di razionalizzazione dei distretti. Ma la grande dimensione internazionale, storica e importante presenza dell'aeronautica commerciale, i grandi aerei
che afferiscono alla filiera che oggi noi chiamiamo di Leonardo, ma ospita anche il più importante produttore europeo di aerei di aviazione generale, che produce oggi un aereo da 12 posti e vende aerei in tutto il mondo. Abbiamo un settore del pano per numero di addetti e per fatturato è il più grosso distretto, la più grossa filiera italiana. Per valore aggiunto siamo leggermente sotto la Lombardia, perché loro hanno produzioni militari in misura maggiore che da noi e quindi un valore aggiunto più importante. Noi nel PNRR abbiamo messo 2,3 miliardi e questo non era mai accaduto prima, ma questo perché c'è stata la pandemia e perché c'è stato il piano europeo. Ora vedo che leggo i giornali oggi, dice Salvini non si fanno le riforme, ma veramente noi vogliamo proprio buttare tutto alle ortiche. Noi quei soldi lì li mettiamo insieme perché l'Europa fa debito comune. Avete capito che per finanziare il PNRR italiano e il PNR degli altri paesi ci sarà un'emissione di bond europei? Allora, cosa vuol dire questo? Che noi dobbiamo essere degni di questa cosa e assumere in maniera molto seria gli impegni che sono doverosi. E non è che quelli mettono i soldi o noi ci rivolgiamo al risparmio mondiale e mettiamo dei titoli e poi questi vengono buttati alle ortiche perché nel frattempo noi pensiamo che forse si può riprendere la storia dell'utilizzo dei fondi strutturali europei. Non si può fare così. Non si può fare così. Quindi è chiaro che bisogna cambiare registro, perché poi l'Europa pagherà sulla base di stati di avanzamento e tutte le cose che noi abbiamo messo nel PNR le dovremo fare. Se c'è un'opera di alta velocità, la si deve realizzare entro il 26 e deve produrre quel risparmio di tempo senza il quale i soldi noi non li vedremo.